parte la batteria. E da Casoni che si porta in testa, seguito da Salino, Casoni e Salino. Ora l'atleta della Juvenilia che cerca di recuperare posizioni, ma chiude la porta Soriani. Ed è ancora Casoni in testa con Salino, vanno a chiudere, vediamo il tempo ufficioso, spaccata per entrambi, chiudono in 42 e 30. Parte regolarmente la batteria con l'atleta dei pattinatori di Spinea che si è portato in testa Menegaldo. Ora all'interno è subito Maiorca che passa, si porta in testa, allunga l'atleta della città di Priolo Gargallo, mentre alle sue spalle si lotta per la seconda posizione che in questo momento viene conquistata da Baroni. Intanto hanno già preso il suono della campana, Maiorca, Baroni, Menegaldo, Grandesso vanno a chiudere. Maiorca tempo 42.24, tempo del tutto ufficioso, ma siamo batteria che parte regolarmente. Allora andiamo a vedere la lotta per conquistare le prime posizioni con Cremaschi e Mazza. Cremaschi, Mazza e Cirilli. Ancora in testa l'atleta della Polisportiva di Bellusco con Mazza e Cirilli che sono proprio lì a mordere le caviglie di Andrea Cremaschi. Hanno preso il suono della campana, Cremaschi, Mazza, Cirilli all'unisono, eccoli tutti e tre, vanno a chiudere con Cremaschi in 42-40, erano tutti lì vicini. Intanto andiamo alla quarta batteria dei senior maschi. Che parte regolarmente con Sargoni, Bernabei, Angeletti, Marsili e Moroni. Ed è l'atleta della Juvenilia Sargoni, Danny Sargoni, seguito da Duccio Marsili che ora si porta al comando. Marsili, Sargoni, Marsili, Sargoni e Angeletti. Più distanziati gli altri, ancora Duccio Marsili in testa, va a chiudere l'atleta della Menzana in 41.81. E siamo ora partita la batteria ed è Bernabei che va a prendersi la prima posizione, seguito da Taricco. Ancora Bernabei a condurre, ora al passaggio campana con Bernabei, Taricco, poi Grisoli. Ed è ancora l'atleta del Jolly Club Albignasego che resta al comando e va a chiudere in 42.96. Partita la batteria. Ed è Mauroni, seguito da Mincarelli, al passaggio campana, ancora in testa Mauroni, poi Mincarelli, poi
Petrinelli. Ed è Moloni che arriva, entra sul rettilineo finale, va a chiudere in 43-50, tempo ufficioso, e siamo alla batteria con alza per il numero 176. Fermarsi 278 Fiorito. Falso. Partita ora regolarmente la batteria con Pier Gigli, fresco del titolo italiano conquistato ieri sera sul giro crono atleti contrapposti, che si porta in testa, seguito dall'atleta della città di Priolo Gargallo Fiorito. Prendono Campana, Pier Gigli e Fiorito, più distaccati gli altri, Di Gennaro e Libralesso, ed è Pier Gigli che va a chiudere davanti a, boh, non lo so se è davanti o dietro a Fiorito, ma chiudono in 41 e 71. Tempo, partita la batteria, ed è Salino che si porta in testa, Enrico Salino, vittoria Torino, fa pure rima. Ancora in testa Salino, seguito da Ciarlariello. Ora prende qualche metro di vantaggio Salino, ed eccolo sul rettilineo opposto a quello di arrivo a affrontare l'ultima curva, che viene eseguita in maniera impeccabile. 42-53 il tempo di Salino.